Signor Candela, buongiorno. Ehi, buongiorno. No? Buona domenica? No. Siete solo? Ci sta vostro figlio? No, mio figlio è da mia suocera. E chi ci sta? E Mia moglie. basta. E mi preme, sì, perché... E di voi? Io sono solo. Lo so, la vostra moglie vi ha lasciato, mi dispiace. Vabbè, ma non vi preoccupate. Figuriamoci se voglio dar fastidio la domenica pomeriggio. Non entra. Figurate, ne ho candele, che fastidio, sta tranquillo. Ah no? E così. Grazie. Ma che mi sto ingazzito? Chi mezzo riso non vuole fare? Maro, ma questo sta sempre peggio, Pasqua. Sta sempre peggio, quella la moglie l'ha tradito 20 volte. Si è presa pure i figli, ma si può pigliare pure a casa. Mamma mia, come mi dispiace, come mi Non si dispiace. dispiace per me, intanto ogni 2-3 ore viene qua e dà fastidio. Mamma mia, come sei crudele! A proposito, io ho offerto qualche cosa? Ma che ci devo fregare se devi andare? Oggi è domenica e io devo dormire. Madonna, mi torna sempre! Pasqua, gli dobbiamo offrire qualche cosa. Eccomi qua. Scusate, ma è un delitto che faccio più volte al giorno. Ma la dovete controllare questa cosa però, eh. Ma come se la date a me? Ma no, mica la deve controllare lui, se la deve far controllare dal dottore, no? Ma chi? Ma facci io! Ah, no, queste dottoresse. Signor Candela, voi andate spesso in bagno a fare pipì? Esattamente. Poca pipì, saranno 17 cm. La misurina, ma. E questa è prostata infiammata. Ma siete sicuri? Che le dottoresse. Allora, la prostata si è infiammata, si è ingrossata, preme sull'urete, sulla vescica e quindi agevola la minzione frequente. Allora dovete mangiare tanta frutta, verdura e cibi integrali. Mamma mia, signora Camè, ma voi siete stupefacente. E che guardi? Esatto, ma capire. Signor Candela, vi posso offrire qualche cosa? No. Non fate complimenti, signor Candela, se volete qualcosa Non ditelo. sta facendo i complimenti, non vuole niente. Non vuole niente. Non voglio niente. Un bicchiere di vino. Ma se non lo vuole niente, lo mette in difficoltà, non vuole niente, lo lascio stare. Sì, un bicchiere di vino lo prendo volentieri. Non voglio dire. E che vino preferite? Qualsiasi cosa. Qualsiasi. Allora, signor Candela, prendo un po' di vino che è rimasto oggi a tavola, è bello, fresco, l'abbiamo aperto oggi. Ripeto, qualsiasi cosa. Mi fa piacere. Ah. Ma voi non avevate quella bottiglia di Dogon, ne avevate 5. La tengo la bottiglia di due, però quella là è... Prendete quella. E gli appigli la Dogon e si sta capo scappare a piglia polvere, che caspita! 400 euro a bottiglia, Carmen, qua prendere polvere. Vabbè. Non mi pensi sempre i soldi, chissà. Piglia! Ma non vedi il signor Candela come sta triste? Può darsi che pigli la Dogon e ci viene un bel sorrisone al signor Candela. Ma non la avete presa ancora. Per me è un goccio. Un goccio ne prende. E lo goccio ce la porto. Ecco qua, signor Candela, 17 cm, va bene? Grazie. Ma che sei da pigliare la pillola? Che sarebbe 25 € la dita. Poi ha detto che ne vuole un goccio, ne volete un goccio, signor Candela? Sì, però. Ma non fa brutto figura, pigli il vino, muoviti! Ti ricordi che ha problemi di prostata, eh? Muoviti! Vieni là, svisci sotto! Pasquale! Qua, vai. Si è bevuto 400 € su lissa. Eh sì, ne viene altre 5. Sì, veramente buono. Ma il sorriso non mi è venuto. Mamma mia, signor Candela, ma è vero che vostra moglie si sta prendendo pure la casa? Già se l'è presa. Ma come? Mi ha cacciato via mezz'ora fa. Per questo vi sono venuto a salutare. Mamma mia, Pasqua! Hai visto quanto è caro? E mo che è finito per me? Sono 3 ore che sto dicendo, 400 € è caro. Ma parlo del signor Candela. La moglie si è preso pure la casa. Veramente? Veniate! Come mi dispiace! Tra 10 giorni me ne vado. Ho affittato una casa di un mio amico, me l'ha fatta a buon prezzo. E non male. E in questi 10 giorni sapete dove stare? Pasqua. Veramente, per me è proprio un bici di spacca la bottiglia a capo questa. Volete rimanere qua con noi? Veramente? No! Sì. Ma quando vi voglio bene? Io stavo andando alla stazione, tengo le valigie fuori la porta, le vado a prendere. Grazie! E io vado a preparare la stanza degli ospiti. Pasqua, apri la bottiglia!